Pensi che lo troveremo all'accampamento? Non lo so, ragazzo. Merda, c'è qualcuno nel tunnel. Cosa? Stammi a sentire quei colpi di pistola. Erano di uomini molto cattivi, capito? Sta qui e nasconditi, non uscire finché non te lo dico io, ok? Arrivano! Ok, pezzi di merda, non partiamo. Travolgilo! È stato colpito! Ne abbiamo perso uno! Non ti muovi! L'ho ucciso! Maledizione! Mi ha preso! Oh, l'ha preso! Non si muove! Prendila! Lisa! Ehi! Esci, ora è sicuro! Stai bene? Sì, sì, ma credo di voler tornare a casa. No, all'accampamento. Sarai al sicuro, mi vedrai. Ok. Ti farò una domanda, Lisa, e devi riflettere prima di rispondere. Qualche tuo vicino aveva armi da fuoco, non so, pistole, fucili, arnesi del genere? No, sono arrivati degli uomini e hanno preso tutto. Degli uomini? Erano come quelli nel tunnel o indossavano uniformi, come nell'esercito? Come nell'esercito,
ma erano molto sporchi e portavano bandiere fatte in casa. Soldati della contea di Deschutes, penso. Non ricordo bene. C'erano altri con loro? Donne, bambini? Non ricordo. Ok. Tommy lo saprebbe. Tommy? Tommy Strickland, il mio migliore amico, ma non c'è più. È corso a nascondersi con il padre. In che senso? Suo padre aveva un rifugio antiatomico e l'aveva rifornito di tutto. Mappe, cibo, acqua, armi, provviste del genere. Ok, sai come raggiungerlo? No, mi avevano chiesto di andare con loro, ma aspettavo che mamma e papà tornassero. Ci siamo, il posto è questo. Tu restami vicino. Fallo passare. Beh, chi è che è venuto a trovarci? Signora Tucker! Oh mio Dio! Lisa, tesoro! Va tutto bene, sei al sicuro? Mamma e papà erano tutti malati, non sapevo cosa fare. Sono arrivati degli uomini, la gente stava male. Stai tranquilla, sei al sicuro ora. È un miracolo. Un autentico miracolo. Eravamo vicine di casa, vero Lisa? Vivevo in fondo all'isolato. Conoscevo i suoi genitori. Loro sono qui, signora Tucker. Cara, conosci già la risposta? No. Non sono qui. Entriamo, su. Potrai lavarti e mangiare qualcosa. Poi ti troverò un posto per dormire. Portala dentro, dalle da mangiare. Parla con Alcai. Stanotte avrai i tuoi crediti. Ehi, solo una cosa. Ha sofferto molto, puoi andarci. Aspetta piano. A me decidere no, come... No, stammi a sentire, sul serio. Cerca di non trattarla come tutti gli altri. Non venirmi a dire come gestire il mio campo. Se vuoi puoi stabilirti qui e contribuire. Allora sì che potrai parlare. Non puoi farti intenerire, Dick.